Si è rinnovata la sinergia tra Fraternità dei Laici e Università degli Studi di Siena, con 10 laureandi che hanno discusso la loro tesi nella sede dell'ente punto di riferimento per la città dal 1262. Gli studenti hanno frequentato il corso di laurea in servizi giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, che ha ad Arezzo la sede di 2 curricula, uno in amministrazione, sicurezza e servizi al territorio e l'altro in patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari. Abbiamo 2 percorsi di laurea e quindi anche oggi siamo riusciti, insomma, ad avere una bellissima giornata con alcuni dei nostri ragazzi. Grazie anche appunto alla città di Arezzo e al Palazzo della Fraternità dei Laici che ci ospita sempre in queste magnifiche occasioni. Principalmente gli studenti hanno affrontato temi inerenti ai profili giuridici della pubblica amministrazione, questo è il curriculum prevalente in cui oggi si sono laureati i nostri studenti, e hanno affrontato tematiche che vanno dai profili penali della pubblica amministrazione, penso ai profili corruttivi, ma anche ai profili dei servizi sociali. È una gioia, credetemi, ricevere 10 giovani laureandi qua nel palazzo più antico della città, vedere la loro gioia, la gioia delle loro famiglie, si sono laureati, è il tempo dei contenuti. Arezzo ha bisogno dell'università e l'università ha bisogno di Arezzo.